Cosa fai tutto solo sul tetto? Tart! Vai! Sei patetico! Farti mettere in ridicolo dagli umani! Ma ora ci siamo qui noi! E riusciremo a togliere di mezzo quella squadra di guastafeste e men che non si dica ci puoi scommettere! Vai! Forza, andiamo a togliere di mezzo quelle mio! Fermi! Voglio venire con voi! Dopotutto ho una dignità da difendere! Finora hai sempre fallito! Non sarà più così! A noi interessa portare a termine la missione. Non ci importa niente della tua dignità e di tutte le tue scuse. Resta a guardare, non abbiamo bisogno di te. L'amore perduto. Che sfortuna. Sembra proprio che oggi Mark non voglia farsi vedere. Oh. Ho pensato di regalarti un campanellino. Vorrei soltanto che tu non fuggissi più davanti a me. Perché sei il mio gattino e non ti lascerò scappare. Coraggio, sorridi. Mi ha fatto un regalo. Chi l'avrebbe mai detto? Guardami, mi attaccano! Che cos'è, un chimero? Adesso ti sistemo io! Ferma, non ti muovere! Tipo di torta? Per la precisione, una torta di compleanno, ma non ho nessuna intenzione di includerla nel menù. Scusa, non sapevo che fosse il tuo compleanno. Non lo è. Infatti io sono nato in inverno. Volevo chiederti quali piatti devo usare per la torta speciale di oggi. Perché non mi rispondi? Scusami, ero distratto. Ah. Studi gli insetti? Sì. Ero così concentrata su quella farfalla che non ti ho visto, scusami. Non ti preoccupare, non c'è bisogno di scusarti. Oh. Vedi, il mio lavoro consiste nel raccogliere dati sui cicli vitali delle farfalle nelle varie regioni per capire lo stato di salute dell'ecosistema del nostro paese. Come? Oh? Ti chiedo scusa, forse la descrizione del mio lavoro è un po' troppo complicata. Io studio la diffusione e il tasso riproduttivo delle farfalle. Se il numero delle farfalle aumenta, l'ambiente in cui vivono è sano. Se diminuisce, vuol dire che c'è qualche problema. Adesso ho capito, finalmente. E tu mi sembra un lavoro molto interessante. Qui le farfalle sono sempre meno. E questo da che cosa dipende? Potrebbe dipendere dall'inquinamento o dalla distruzione del loro habitat ideale oppure da altre cause. Il vero motivo non è ancora stato chiarito. Caspita. Sai, ho l'impressione che il tuo sia un lavoro difficile. È vero, ma io adoro le farfalle. Oh? Sono belle. Secondo me sono il simbolo della voglia di libertà. Loro sono libere di volare dove vogliono. Adesso scusami, ma devo tornare in laboratorio. È stato un piacere conoscerti, ma purtroppo ho un sacco di lavoro da sbrigare e si è fatto tardi. Allora, ciao. Non ci siamo presentate, io mi chiamo Ray. È vero, io mi chiamo Strawberry. Complimenti, che nome carino. Sul serio, grazie, sei gentile. Spero di incontrarti ancora, ciao. Ah, quella Ray è simpatica, però mi è sembrata un tipo un po' strano. Una forza vitale notevole. Allora prendiamogliela subito. Aspetta, non è il caso di correre troppo. Perché aspettare? Usiamo il lato cattivo della sua personalità. Cosa? Può essere divertente. Ecco il tè alla rosa e la torta alle fragole. Dite davvero, che strano, Kyle mi è sempre sembrato un tipo così imperturbabile. Ma che cos'è?
Non lo sappiamo, è molto taciturno. E sta disegnando una torta speciale di compleanno per qualcuno. Forse è stato invitato a una festa di compleanno. Scommetto che ci vanno tutte le mie compagne di scuola. Voglio andarci anch'io. Che sciocchezza, come ti è venuta in mente? Io non dico delle sciocchezze, non dico mai delle sciocchezze. Anche se sono piccole. Vuoi smetterla? Ma siete cattive. Ho notato che ha segnato sul calendario la giornata di domani. Forse questo ha un significato. Domani, hai detto? Chi compie gli anni domani? Il tavolo 2 non è ancora ordinato. Noi non stavamo perdendo tempo, parlavamo di Kyle. Se vi divertite a spettegolare degli altri vuol dire che siete infantili. Non è affatto vero. Cosa fai? Perdi tempo? Qualcuno mi ha detto di restare a guardare e io obbedisco. E voi perché siete tornati indietro senza aver combinato niente? Attaccare al momento sbagliato aumenta le probabilità di fallire. Ma certo, se lo dici tu. Oh, accipicchia, neanche oggi sono riuscita a vedere Mark. Oh, quanto mi manca. Ma dove sarà? Che fine ha fatto? Scusami, non volevo. Sei sempre la solita. Mi spiace, non volevo farti fare il bagno. Non c'è problema. Per fortuna il tuo laboratorio è vicino al parco. Quante farfalle. Che belle. È una cosa un po' triste essere costretti a chiuderle lì dentro. Ma purtroppo questo è l'unico modo per esaminarle da vicino. Si vede che le ami molto. Sai, non sei la prima persona che mi fa questa osservazione. Scusa? Era un ricordo lontano. Ora che ti sei asciugata è meglio che ti accompagni a casa. Io poi tornerò qui perché ho molto da fare. Non ti disturbare. Tanto prima devo passare a dare una mano al caffè. Non capisco. Nel tempo libero lavoro in una caffetteria che fa anche dei dolci. Davvero? Qualcosa non va? Perché questo cerchio? Che cosa succede oggi? Niente di importante. Ho fatto quel segno sul calendario perché oggi è il mio compleanno. Cosa? A cosa stai pensando? Che coincidenza. Il nostro capo pasticcere da qualche giorno sta preparando una torta proprio per un compleanno. Che strano. Mi è sembrato singolare che il tuo compleanno fosse proprio oggi. Già. Kyle è il nostro capo, ma è praticamente impossibile che tu lo conosca. Sono proprio una sciocca. Cosa? Hai detto Kyle? No, non posso crederci. In questo momento non sono in casa. Lasciate un messaggio e vi richiamerò al più presto. Grazie. Ma dove sei, Kyle? A cosa pensi? Niente, a un ricordo del passato. Cosa stavi dicendo? Uffa, è vero, sono arrivata al lavoro un po' in ritardo, però non è giusto che per punizione debba fare le pulizie generali da sola, come ha detto Mina. Certe volte quella ragazza è proprio insopportabile. Kyle è ancora qui e sta lavorando. Vorrei sapere per chi è quella torta di compleanno. Una farfalla. Ma... A voi ragazze piace spiare le persone, vero? Guardavo quella torta. Kyle ne fa una all'anno in occasione del compleanno della ragazza con cui stava molto tempo fa. Cosa? E tu conosci la ragazza? Sì, lei è una ricercatrice, studia farfalle. Cosa? Perché si sono lasciati? Per quale motivo vuoi saperlo? È semplice. Perché casualmente ho conosciuto Ray. Cosa? E ho avuto la netta sensazione che anche lei fosse triste. Il professore mi ha chiesto di raggiungerlo. Dobbiamo eseguire degli scavi archeologici. Spera di trovare dei reperti importanti. Mi fa piacere. Hai l'occasione di realizzare un sogno. Puoi dirlo forte.
Da un'occhiata a questa carta. Sotto questa collina speriamo di trovare dei gioielli molto antichi. Se così fosse, potrebbe essere una scoperta di importanza storica. Che cosa interessante. Tranquillo, se andare laggiù ti fa felice, allora sono felice anch'io per te. Mi dispiace, lo so che non ci vediamo da un sacco di tempo, ma devo tornare al laboratorio per un problema urgente. Ieri ti ho aspettato invano. Cosa? Sai che oggi è il 15 di febbraio. Quindi, ieri era San Valentino. Anch'io avrei tanto da fare, ma il tempo per te lo trovo. Ti chiedo scusa. Vedi, io ci tenevo molto a vederti ieri. Perdonami. La segreteria contiene un messaggio. Ti ho aspettato fino a tardi, Kyle, ma inutilmente. Avevi detto di voler festeggiare il mio compleanno. Non vedevo l'ora di passare un po' di tempo insieme. A quanto pare hai cose più importanti da fare e io me ne torno a casa. Evidentemente nessuno di noi due è disposto a rinunciare al proprio lavoro. Forse oggi non ti ho aspettato perché non avevo il coraggio di dirti queste cose di persona. Ma credimi, a questo punto è meglio dividersi e non vedersi più. Mi dispiace molto. Con te ho passato dei momenti meravigliosi. Non potrò mai dimenticarti. Per questo non ho voluto dirti addio. Per questo non ho voluto dirti addio. Da allora, ogni anno Kyle prepara una torta per il compleanno di Ray. Adesso sai tutta la storia, sarai soddisfatta. Comunque sia, queste sono cose che non ti riguardano. È stata una loro decisione. Ma io voglio fare qualcosa per... Aspetta! Devo dirti una cosa. Cosa fai ancora qui, Strawberry? Ehi, non immischiarti. Ascoltami, Kyle. Devi assolutamente incontrare Ray. Dai, vieni con me, ti accompagno. Sono sicura che anche lei in questo momento ha voglia di vederti. Devi credermi, Kyle. Per me lei ha deciso di andarsene perché non voleva essere di ostacolo alle tue ricerche. Le farfalle sono il simbolo della libertà. Secondo me, lei ha deciso di troncare il rapporto perché voleva che tu realizzassi i tuoi sogni. Anche tu devi volerle molto bene. Ecco perché ogni anno le prepari una torta. Ma siete qui? Pensavo che foste andate a casa. No, eravamo preoccupate. Strawberry ha ragione. Devi fare quello che ti ha detto Kyle. Coraggio, Kyle. Andiamo da Ray. Sì, portiamo la torta, così la mangiamo tutti insieme. Sono sicura che Ray ne sarebbe molto felice. Per lei il tempo si è fermato quando avete preso strade diverse. Aiutala a rimetterlo in moto. Mi sembra che tu questo glielo debba. Ragazze, io... Certo che siete una banda di spione ficcanaso. Vai a cambiarti, Kyle. Andiamo subito da lei. Sono bellissime. È una cosa un po' triste essere costretti a chiuderle lì dentro. Ma purtroppo questo è l'unico modo che ho per esaminarle da vicino. Si vede che ami le farfalle. E voi chi siete? Coraggio, su. Perché non diamo inizio alle danze? Ah, aiuto! Fermo, non toccare quella farfalla. È ricoperta da una sostanza velenosa. L'ho scelta per questo. Passiamo alla fusione. Ma che strano, perché le luci sono spente? Cos'è quel bagliore? Non è possibile. Che cosa ci fa un chimero nel laboratorio di Ray? Presto, dobbiamo trasformarci. Metamorfosi!
lasceremo che gli alieni rovinino un incontro così importante. Angeli protettori della Terra custodi, no! Quello è Ray. Stai esagerando. Devi smettere di rubare la forza vitale delle donne per contaminarle con i tuoi parassiti e trasformarle in mostri. Dove sei, Gish? Vieni fuori! E così voi sareste le ragazze mio mio? Chi è? Non è Gish. No, Gish non c'è. Noi non siamo dei remolliti. Non ci faremo prendere in giro da cinque mocciosi. Propongo di metterle subito alla prova. Adesso vai, attaccale, farfalla! Via! Non respiro. La polvere è un miliardo di volte più tossica di qualsiasi sostanza esistente sulla Terra. State attenti o finirete per avvelenarvi. Dobbiamo cercare di resistere. Ray è intrappolata in un pozzo. Preleveremo un campione del DNA di questa donna per le nostre ricerche. Ve lo impediremo. Aspetta, Kyle. Voi cinque occupatevi del chimero mentre io cerco di salvarla. Che sciocco. Elettrosiluro! Sta attento, Kyle! Corri a riparo, altrimenti ti farà del male! Se andare laggiù ti fa felice, allora sono felice per te. Abbiamo passato dei momenti meravigliosi. Non ti dimenticherò. Per questo non ho voluto dirti addio. Cosa credi di fare? Elettrosiluro! Attento! Ray. Ciao, Kyle. Sei proprio tu? Sì, sono io. E ora sono qui vicino a te. Finalmente. Lo sai, non ho mai smesso di aspettarti dal giorno in cui ci siamo lasciati. È stato necessario separarci. Io non volevo che tu facessi dei sacrifici per colpa mia. E avevi ragione. Sapevo che se avessi rinunciato alle mie ricerche, un giorno o l'altro me ne sarei pentita. Dovevo seguire la mia strada, anche se rinunciare a te è stato molto difficile. Grazie. È molto generoso da parte tua rischiare la vita per salvarmi. Dannazione, l'ha colpito! Che succede? In qualche modo hanno respinto il mio attacco. Anche se non riesco a capire come abbiano fatto. Il chimero è in difficoltà. Mewberry, attaccalo! Fiocco del cuore! Missione fallita. Avevamo poche informazioni. Sarà per la prossima volta. Non dite una sola parola. Avevo preparato una torta per il tuo compleanno, ma... con tutta questa confusione mi è caduta, mi spiace. Ti ringrazio, Kyle. Adesso mi sento pronta. Ora posso dirti addio. E soprattutto, grazie di cuore. Non capisco. Ci aspettavamo un incontro con finale romantico, ma a quanto pare non è così. Che delusione. Mi dispiace tantissimo. La vita dei grandi è più complicata di quanto pensassi. Dopo tutti questi anni, finalmente puoi ricominciare a vivere. Sì, hai ragione. Non fate quelle facce. Un giorno o l'altro capirete anche voi.